Grazie, grazie Presidente. Sì, dunque io volevo portare un po' il discorso non tanto sul metodo, perché sul metodo sono state dette tante cose, alcune senz'altro ritengo condivisibili, mentre invece riportare la discussione sul metodo, sul merito, perché? Perché io ritengo che questo documento è un documento importante, è un documento, oserei dire, eccezionale, un documento di cui noi tutti, prima amministratori, ma poi romani, dobbiamo essere fieri perché io sono sicuro sarà il miglior piano che sarà stato prodotto in Italia. E questo perché è un piano che è maturato con il contributo, con il confronto continuo di Enea, di GSE, dell'ISPRA e con il coordinamento di una figura senz'altro eccezionale che è stata citata più volte, il dottor Tamburano, europarlamentare nella scorsa legislatura, che è stato definito forse il personaggio più influente per quelle che sono le politiche energetiche dell'Europa, di tutta l'Europa, e quindi questo lo abbiamo noi romani, e dobbiamo esserne fieri. Tanto per dire, se adesso ormai siamo così avvezzi a riconoscere le etichette energetiche sugli elettrodomestici, sulle apparecchiature elettroniche, elettriche, lo dobbiamo senz'altro al contributo, al lavoro ostinato, professionale, costante, del dottor Tamburano, che è stato il coordinatore di questo piano. E quindi siamone fieri, è un documento eccezionale e per una volta, anche in questa volta possiamo davvero dire che Roma sarà al primo posto. Entrando poi nello specifico, i temi che tratta il documento sono tanti, li ha elencati l'assessore Ziantoni. Le politiche energetiche, la forestazione, i trasporti, sono tutti quelli che in qualche modo sono coinvolti nei discorsi di sostenibilità ambientale. Però questo documento entra anche nel merito di aspetti più specifici, più pratici, alcune cose che a me poi interessano particolarmente, ovvero per esempio il discorso delle comunità energetiche, dei gruppi di autoconsumo di energia, che sono veramente quei discorsi, quei temi che saranno importantissimi e sempre più presenti nella nostra vita. Quindi, che dire, io ringrazio tutte le persone che hanno partecipato. È vero, il metodo può essere diverso, può essere più coinvolgente tutti noi amministratori, però andiamo, vediamo avanti, abbiamo un documento veramente declinato nei confronti sulla base del Green Deal, di cui ormai si parla tanto, no? Transizione ecologica, quindi questo l'abbiamo noi in Europa. Dobbiamo esserne fieri. E poi sui tempi, io sono uno dei firmatari per portare questa delibera all'approvazione, perché i tempi sono quelli che sono, quindi noi ratificheremo nei tempi giusti e quindi questo documento poi potrà seguire il suo iter, che si concluderà addirittura in Comunità Europea, quindi la forzatura c'è stata, lo riconosciamo, ma a volte è anche necessario fare questo. Grazie Presidente.